Ragazze, buongiorno e ben svegliate, come potrete ben vedere dalla mia faccia. Comunque, ok, è mattina, sono in bagno e avrete già intuito che devo utilizzare qualche prodotto che necessita dell'utilizzo dell'acqua. Quindi, già questa è una prima certezza di questo video. Allora, questa mattina vi farò, proverò con voi un prodotto nuovo, comunque uscito al Sana da poco. Non vi faccio vedere beauty routine del mattino o altro. Se nel caso quelle vi interessano, fatemi sapere magari qua sotto nei commenti e quindi potremo fare un altro video assieme. Oggi in particolare invece vado a provare la maschera detergente all'argilla rossa di Anthos, che è stata una delle tre novità lanciate al Sana. Questo prodotto ce l'ho già da un pochettino, però non ne avevo ancora parlato e se vi devo dire proprio la verità, non l'ho utilizzato tantissimo, due o tre volte, sono onesta. Però visto che comunque è un prodotto anche un po' diverso dal solito, mi faceva appunto piacere parlarvene. La prima cosa che vi dico, o che voi vi state chiedendo, se mi sono rincitrullita a farmi una maschera viso al mattino. Sì, se siete delle persone intelligenti vi state ponendo questo quesito, anche perché io stessa sono una persona che ogni tanto sente di persone che si fanno maschere al mattino e cioè, mi viene un colpo al cuore, mi sanguinano le orecchie, cioè secondo me una maschera devi fartela alla sera, quando poi sul tuo viso non metti più nulla, non ti trucchi, non ti esponi all'esterno con gli agenti esterni, con lo smog, tutto quello che ci va dietro, perché secondo me è un po' buttare via un po' il prodotto e non riuscire ad utilizzarlo al meglio delle sue proprietà. Sicuramente questa è una mia opinione personale, però se ci pensate bene, se voi vi fate una maschera purificante al mattino e poi vi truccate e andate fuori, boh, la pelle di sera è molto più recettiva e quello credo sia proprio il momento migliore per farla. Però questa è una maschera particolare perché è una maschera detergente per il viso, quindi ha una funzione anche di detergenza e la potete utilizzare anche in sostituzione del detergente. Vi dico, io preferisco sempre passare un attimo il viso prima. Anche nelle poche volte che l'ho utilizzata, io il viso comunque me lo passo un pochettino con un minimo quantitativo di prodotto di detergente e adesso andiamo a utilizzare questa. Ho fatto queste premesse perché alle volte, ripeto, io non voglio saperne di più di tanti altri, per carità di Dio, però secondo me alcune cose sono un po' troppo, cioè anche il fatto di fare 20.000 maschere alla settimana, fatevene una, cioè una ogni 7 giorni, va più che bene. Non serve che continuate a farvi maschere. Questa la potete utilizzare più volte, magari un giorno sì, un giorno no, due, tre volte alla settimana, tutti i giorni. Io non la userei tutti i giorni, però è già un formato, diciamo, Prima di diverso. parlarvi Nel dettaglio appunto di questa maschera, che come potete vedere presenta una colorazione rossa ed è derivata proprio dall'ossido di ferro contenuto all'interno dell'argilla rossa, che è un'argilla specifica che va bene proprio per rigenerare la nostra pelle, quindi anche il processo cellulare, e indicata per anche tutti i tipi di pelle. Nelle pelli miste grasse ha tendenzialmente un'azione un po' più purificante. Però oltre a questo va bene anche per rendere l'incarnato molto più luminoso, rendere la pelle comunque pulita, fare un'azione anche antiossidante, sto leggendo qua, anche rigenerante, lenitiva, perché va bene anche nel caso in cui abbiate dei leggeri rossori, quindi li va a lenire, e decongestionante. E queste sono le proprietà di questa maschera. Ci tenevo a dire due cosine, visto che parlando appunto di trattamenti estetici naturali, io ne ho parlato anche nella mia tesi, che ho discusso da poco. Ho fatto un percorso per quanto riguarda i trattamenti estetici naturali visti e suddivisi all'interno dei quattro elementi. Ovviamente l'argilla è un elemento che noi troviamo nell'elemento, scusate, terra.
I quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, sono presenti da sempre nella nostra cultura occidentale e nella cultura orientale e sono considerati proprio come degli archetipi, come delle matrici proprio che smuovono un po' l'universo, possiamo dire così, e che ritroviamo in ogni forma, quindi anche noi siamo appunto composti da questo mix. Ecco, ci tenevo magari a dire in velocità questo, ma se vi fa piacere lo vedremo anche in modo dettagliato e di sicuro vi preparo il video sulla tesi e quindi ve la espongo un po'. Bene, quindi ora andiamo a fare questa maschera. Io come sempre mi vado a inumidire un po' le mani. Non ho preso, vabbè, vado dentro così perché non ho preso il cosino per andare dentro, ma tanto la uso solamente io. Sulla pelle la vado a stendere. E la stendo proprio in questo modo e vi dico anche che potete utilizzarla in due modi. Allora, innanzitutto andate a massaggiarla sul viso, evitate il contorno occhi, la massaggiate bene come se insomma, se dovreste massaggiare appunto una crema detergente proprio per lavarvi il viso. La profumazione, non so, d'argilla, ha la profumazione dei tipici prodotti Anthos, quindi io non saprei definirvela, sono delle profumazioni molto delicate, delle profumazioni molto gradevoli, ma è che, insomma, sembra quasi la crema detergente per dirvi. Allora, quindi si richiamano un po' in tutti i prodotti. Quando voi la massaggiate bene, quindi così, adesso magari io sto insistendo leggermente di più, vedete che ha un colorito sembra una salsa ai gamberetti, più o meno, diciamo il colorito della salsa ai gamberetti. Potete fare una cosa, visto e considerato che è una maschera anche, la tenete su un paio di minuti, proprio la tenete su un paio di minuti e poi andate a risciacquare. È un prodotto super super semplice che potete davvero utilizzare in totale tranquillità e non brucia, non pizzica, quindi anche se avete la pelle delicata non vi dovrebbe dare nessun tipo di fastidio. Io di solito lo sento subito quando una maschera comunque pizzica o altro, questa non lo fa, non si secca, quindi non avete la terra che vi si sgretola dal viso e va bene, e la tenete su un paio di minuti. Quindi adesso la teniamo su, poi andiamo a risciacquarla e vediamo un attimo Finché l'effetto sulla aspettiamo, pelle. vi mostro più dettagliatamente la maschera, che appunto, come vi dicevo, si presenta di questa colorazione rossa perché è dovuta all'ossido di ferro contenuto all'interno dell'argilla rossa. Oltre all'argilla rossa troviamo anche l'estratto di calendula e camomilla, l'olio di nocciolo e di albicocca. Eccola qua. Quindi questa maschera sostanzialmente agisce, scusate, su due fronti, quindi quello purificante, detossinante e antiossidante, che appunto è derivato ovviamente dall'utilizzo La dell'argilla consistenza all'interno, della però crema è abbiamo questa come potete, della crema, di questa maschera detergente è questa, quindi vedete molto molto morbida. E questo appunto è derivato anche dall'utilizzo degli oli, come vi dicevo prima, contenuti all'interno, che vanno ad apportare anche un'idratazione profonda per la pelle. Quindi è proprio un prodotto per una skincare mattutina adatta a chi ha poco tempo e che va bene per pulire il viso, per purificarlo, detossinarlo, anche idratarlo e va bene proprio per tutte le tipologie di pelle. Eccola Come qua. potete vedere, sono passati sì, all'incirca 2 minuti, la maschera non si è seccata e quindi adesso con una spugnettina, io utilizzo questa che è la spugna di Cose della Natura adatta per le maschere, ma vi dico che con questa non mi trovo bene per le maschere in argilla perché non mi toglie più di tanto, sono onesta, vado sotto il rubinetto, mentre questa qua si toglie invece con più facilità. Come potete vedere, ma con l'argilla ve la farò vedere, l'argilla verde proprio classica non toglie, questa spugna non mi fa impazzire. E
e andate a toglierla. Quindi si rimuove veramente molto molto facilmente. Ecco qua. Bene ragazze, la maschera è stata tolta. Come potete vedere, vabbè, a parte che devo truccarmi e togliere queste occhiaie, però la pelle effettivamente risulta davvero più luminosa. La sento bella fresca, ma non quel fresco che pizzica, che dà fastidio. È molto molto morbida, comunque veramente molto molto morbida. Nel complesso è un prodotto, ripeto, molto semplice, che lo potete utilizzare con estrema facilità. Un prodotto anche leggermente diverso, perché comunque non se ne trovano comunque in commercio di maschere detergenti per il viso, e lo potete utilizzare tranquillamente al mattino. Alla sera direi di no, perché struccarvi, cioè io preferisco sempre dividere le cose e non fare schifezze. Quindi se avete nel caso il latte detergente di Anthos, struccatevi con quello e poi utilizzate questo prodotto. Lo potete trovare in tutti i distributori, anche nel loro sito, e non mi ricordo il prezzo, ma dovrebbe essere attorno ai 9 euro circa, vabbè, super giù. E la quantità di prodotto, so che mi interessa anche quello, sono 100 ml. Quindi alla fine di questo video, cosa vi posso dire? Che effettivamente può essere un prodotto, se questo qua, innanzitutto adatto magari per chi non ha tempo e che non vuole star lì magari a farsi delle maschere che devono essere tenute in posa molto di più. È un prodotto furbo e che alla fin fine, diciamo, magari ci fa evitare anche delle figuracce del tipo vi faccio la maschera purificante al mattino. Questa ve la potete fare tranquillamente, le altre io direi di no, però sono considerazioni personali, del tutto personali. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti anche se voi siete di quelle che terribili che si fanno la maschera al mattino purificante classica. Quante volte magari durante la settimana ve la fate, insomma, scrivetemi qua sotto, fatemi sapere tutto che sono curiosa. Io intanto vi mando un bacione enorme. Mi tolgo il coso, mi rimetto la frangia perché è giusto, me la sono tagliata la frangia e deve esserci la frangia, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!